Coraggio della malattia è il titolo di questa nuova puntata di Braccio di Ferro, fatte persone in primo piano. Parleremo del coraggio che serve per affrontare e soprattutto convivere con il morbo di Parkinson attraverso la testimonianza di uomini e donne che lavorano, si impegnano e soprattutto vivono la malattia attraverso l'associazione Parkinsoniani Aretini, qui rappresentati dalla sezione valdarnese. Vi presento gli ospiti che sono Angiolino Guerrini, che è il coordinatore della sezione valdarnese dell'associazione Parkinsoniani ed è anche l'autore di un toccante volumetto intitolato Parkinson Insieme, questo libro, in cui racconta non solo la sua storia ma parla anche del morbo di Parkinson. E infine Gianna Tonelli, che ne è stata fino a poco tempo fa la responsabile, che continua la sua attività di volontaria e si occupa anche di un aspetto particolare, che è quello della danza come aiuto anche a chi soffre di questi tipi di malattie. Io penso che Angiolino Guerrini nel regalarci questo libro ha fondamentalmente dato una testimonianza di un grandissimo livello umano, perché lui si è messo a nudo, ha raccontato il suo percorso, la sua esperienza, senza nascondere quelle che sono le difficoltà iniziali di percorso, di evoluzione della malattia. Angiolino ha testimoniato attraverso questo racconto in modo magistrale quelle fasi che tutti i malati di malattie così gravi attraversano. E c'è anche l'evoluzione di quella che è stata la sua esperienza, e quindi arriva il momento in cui Angiolino dà una svolta alla sua vita. Quindi il racconto assume il valore di una testimonianza di speranza. In questo senso Parkinson Insieme dà la testimonianza di come si può, insieme agli altri, combattere la malattia. O meglio, non negandola, ma integrandola in quello che è il proprio vissuto. E Angiolino in questo racconto passa dall'esperienza individuale della malattia a quella collettiva, di membro della società, di persona che trova il coraggio di attivarsi per portare un aiuto ad altre persone che, come lui, affrontano questo grande problema. E quindi tratteggia anche il valore dell'associazionismo, il valore del suo impegno, perché Angiolino è da anni che si impegna nel volontariato, dapprima con altre associazioni, poi approda in Valdarno. La sua è una storia che purtroppo non comincia solo poco fa, è da tanti anni che Angiolino soffre. Chiedele, Angiolino Guerrini, da quanti anni lei è malato? Ha scoperto che è malato di Parkinson? Esattamente 10 anni fa, ottobre 2002, però era già i sintomi presenti da almeno 2-3 anni. Lei però l'ha saputo nel 2002? Gli è stato diagnosticato esattamente? No, l'ho accettato subito, non ci volevo credere. Ho fatto 5-6 visite specialistiche, poi tutte hanno confermato gli anni. Ho cominciato a lavorare per altri 6 anni, poi... Il lavoro faceva, Angiolino? In banca. E poi ha dovuto smettere il suo lavoro? Sì, poi... Ha dovuto lasciare? In qualche maniera, incalzare della patologia. Però quello che io voglio dire è la reazione, l'accettazione, la fase più difficile per una malattia del genere, è convivere accettando la propria condizione, cercando di poter mettere in far uscire una parte di te stesso che prima non conoscevi, quindi una riflessione anche interna, una riflessione interiore per scoprire il valore della vita. Non, la tendenza è a isolarsi, a uscire dalla vita sociale, la malattia porta a queste forme di isolamento, e quindi l'associazionismo, il volontariato è anche una fonte di incoraggiamento ad accettare, ma non uscire dal contesto. Conservi i tuoi diritti, i tuoi doveri, non hai diritto a nessun privilegio, ma ad essere accettato, sì, fa parte della società civile.
La ringrazio di queste sue parole e di questa sua testimonianza. Gianna Tonelli voleva aggiungere qualcos'altro? Io credo che con questo testo Angelo testimonia veramente che ci si può aiutare. E ritorno al concetto del gruppo di Chiara Fratini. La sua testimonianza, non a caso il titolo è Parkinson insieme, è che c'è una grandissima forza che si può attivare quando le persone si uniscono e collaborano, cooperano in vista di un bene che è ulteriore rispetto a quello dell'individuo. Penso che questo suo messaggio così sintetizzato possa essere condiviso anche dall'altra associazione, dal Calcit. È nato nel 1950 a Loro Ciuffena, dove poi è tornato a vivere nel 2008. Dopo una breve parentesi di 44 anni. Di 44 anni. Dove ha vissuto il resto della sua vita? Ho vissuto e lavorato a Bologna, Ferrara, Firenze e Siena. Ho cambiato circa 10 volte residenza, però poi in questa circostanza è più serena, più rassicurante, una dimensione più... Il suo paese natale? Più o meno. E ricordo anche il libro che ha scritto Angiolino Guerrini, Parkinson insieme, racconta la sua storia, ma non solo la sua storia, anche un messaggio di speranza, come prima ci raccontava Gianna Tonelli, per tutti coloro che devono affrontare questo cammino, non so, questo calvario, come si può definire, però mi sembra sia più un cammino che un calvario. Grazie a tutti di cuore per la vostra testimonianza. Grazie a lei. Grazie.